Bentornati adesso a Sagrezzo TV, questa è anche l'ultima settimana della nostra trasmissione prima di una pausa estiva di circa un mese. Barconi Beppe l'ha già iniziata questa pausa estiva, noi facciamo ancora queste due puntate. Siamo tornati qui nella zona della Fortezza che, come sapete, è stata riaperta, c'è il sogno di Timer, il grande evento culturale estivo. Tutto insomma molto bello, chi ha avuto la possibilità di visitarla, poter riammirare ecco, l'atmosfera che si respira in questo luogo storico. È però un peccato che anche i turisti che arrivano qua per visitare la fortezza non possano fare a meno di notare come le scritte che avevano imbrattato proprio le mura della fortezza, tra cui questa che è anche un messaggio, se il senso che ho dato a sto mondo sbagliato probabilmente era questa grandissima poesia che era stata scritta sui muri qui della fortezza. Ecco, è un peccato, tra l'altro questa è veramente una scritta molto visibile anche dalla strada e dall'accesso alla fortezza. Ecco, è un peccato che questa problematica non sia stata risolta, probabilmente anche dovuto al fatto della complicanza delle procedure amministrative, anche per tutti gli enti che insomma devono poi autorizzare gli interventi, anche il costo, il tipo di lavoro che c'è da fare. Però insomma è davvero uno sfregio anche al radicamento, al senso di appartenenza, oltre che ovviamente al valore storico-artistico della fortezza, ecco, vedere questa idiozia di scrivere sui muri appunto della fortezza, un po' con tutti i colori, scritte che continuano. Ci eravamo stati già con Beppe Marconi diversi mesi fa, quando non era questo caldo, e vedete che non è stato fatto alcunché, è sempre uguale, anzi probabilmente c'è qualche scritta in più, qualche firma, qualche autografo in più rispetto a quando eravamo stati qui. Però dai, finché insomma la fortezza era chiusa era qualcosa comunque di sbagliato, si sopportava facilmente. Adesso che però è stata riaperta e che ancora non è stata sicuramente completata per quello che poi dovrà essere, probabilmente anche a livello di eventi che ospiterà, e però insomma qualche scritta si sta scolorando, è davvero un grande peccato vedere la fortezza ridotta a livello di sfregio insomma in questo modo. Quindi noi ci auguriamo che il comune e tutte le istituzioni che sono chiamate, probabilmente anche la soprintendenza insomma avrà un ruolo di primo piano per fare in modo ecco che queste scritte vengano rimosse, che insomma anche la facciata sia restituita e si trovi anche un modo per vigilare su questa parte dove, vedete, qui non ci sono telecamere, almeno visibili, ma direi che non ci sono proprio, e quindi per i vandali qui, soprattutto magari la notte, soprattutto forse d'inverno, perché d'estate comunque c'è grande movimento, è un po' troppo agevole venire qui e lasciare il ricordino, la frase d'amore che fa un po' fico magari da giovani, e ecco, e fare qualche prova che non è più che d'amore, insomma è una prova purtroppo di idiozia, e su questo insomma è abbastanza evidente. Ci sarebbero tanti spazi, tanti altri modi ecco per esprimere un sentimento nobile come l'amore, così alla fine diventa più un odio insomma per la città in cui si vive. Allora ci auguriamo insomma che si intervenga, proprio perché c'è, tra l'altro vedete che non manca anche un po' di sporcizia in questo prato, la cui erba forse meriterebbe già anche una tagliatina, e qualche cartaccia che c'è purtroppo qui a ridosso delle mura. Comunque speriamo che qualcuno intervenga nel più breve tempo possibile, insomma, per ristabilire totalmente la bellezza di questo luogo. Ci vediamo domani, a domani.